Ciao a tutti da Fabrizio, bentornati come al solito qui sul canale. Sono sul ciglio della strada, scusate i rumori di fondo, ma purtroppo tra poco capirete perché non ho altro luogo se non questo per fare questo video. Avrete già sicuramente letto il titolo appunto del video e vi starete domandando che cosa c'entrano queste due facce qui, eppure questa appunto con il titolo "A Lanzarote non si può". Che cos'è che non si può fare a Lanzarote? Se ci penso ora, che sono passati un po' di anni da quando mi sono trasferito qui, è una cosa che sembra una stupidaggine appena la dite, ma invece è abbastanza importante, ovvero a Lanzarote non sono permesse affissioni pubblicitarie o cartelli pubblicitari di nessun genere, diciamo con qualche pochissima eccezione, lungo le strade o comunque nei territori fuori dalle città. L'unico momento in cui è possibile porre dei cartelli, tra virgolette, chiamiamoli pubblicitari, è in caso di elezioni. E sto facendo questo video qui perché oggi è martedì o mercoledì, le elezioni sono state questo fine settimana e già li stanno rimuovendo tutti. Ovvero, questo è praticamente l'unico cartello che sono riuscito a trovare, perché sono un paio di giorni che pensavo di fare questo video, poi un casino lavorativo dietro l'altro, ho dovuto rimandare e non ce ne sono praticamente più, e quindi mi sono ritrovato che questo era l'unico che potevo farvi vedere. Curiosità, tra l'altro, mi sembra che ogni fazione politica debba poi raccogliersi e portar via i suoi cartelli, ovvero non c'è qualcuno che passa e li raccoglie tutti, ma ognuno si deve raccogliere i propri. Perché dico questo? Perché ieri vedevo alcune persone raccogliere dei cartelli, ma raccoglievano solo un determinato tipo di cartello, mentre gli altri li lasciavano di dove erano, anche se erano di fianco a quello che stavano raccogliendo. Ecco perché vi dicevo che questa è una delle motivazioni che mi ha fatto, diciamo, scegliere Lanzarote tra le altre isole quando ho deciso di trasferirmici, perché rende il paesaggio molto molto bello, molto diciamo naturale, molto incontaminato, no? E te ne accorgi solo quando è periodo di elezioni e quindi è permesso mettere i cartelli appunto dei candidati, di quello che è dei partiti, perché in quel momento appestano tutta l'isola, ma proprio dovunque mettono le bandiere, al posto di quella della bandiera spagnola ci mettono la bandiera dei partiti, cioè delle cose assurde. E in quei momenti mi trovo a pensare che l'isola sarebbe molto più brutta se fosse così sempre. Ovviamente non ci sarebbero sempre i partiti, ci sarebbero altre pubblicità, ma sarebbe molto peggio. Invece questa regola che sono andato a cercare è proprio, diciamo, una norma stabilita dai vari comuni, dai vari aiutamientos qui dell'isola, e praticamente quasi sempre vietato apporre qualsiasi tipo di cartello pubblicitario, a parte appunto pochissimi casi. Non conosco di preciso la realtà delle altre isole, anche se mi sembra che non sia esattamente così. Per esempio, se vado con la memoria ai viaggi che ho fatto su Gran Canaria e Tenerife, io mi ricordo un sacco di cartelli pubblicitari, quindi è possibile che questa cosa sia valida solo a Lanzarote per le Canarie. E sempre dalle ricerche che ho cercato di fare prima di portarvi di registrare questo video, sembra derivi dei tempi di César Manrique. Se non conoscete César Manrique, molto male, perché César Manrique è un grandissimo artista lanzarotegno, diciamo di non più contemporaneo, perché è morto nel 94, e artista, architetto, scultore, pittore, cioè veramente un grande, tra l'altro anche una testa di un certo calibro. Manrique è considerato il padre di Lanzarote perché tantissime cose che si vedono a Lanzarote sono state appunto create da Manrique. Ma sicuramente riguardo appunto il personaggio di César Manrique devo fare per forza un video, solo che è un video che mi mette un po' paura, nel senso che è un video complicato, ci sono tante cose da dire, una personalità molto importante, quindi insomma è una cosa che richiede un sacco di lavoro, non lo so, prima o poi lo farò, ma mi devo preparare veramente bene. Comunque vi volevo portare questo piccolo spunto di riflessione e questa piccola testimonianza da qui. Detto questo, ci vediamo molto presto, sempre qua sul canale, per un nuovo video. Ciao a tutti!